Come diceva anche il direttore Vianello, noi inizialmente raccontavamo quello che era successo proprio nei primi mesi, subito dopo la morte di mio zio. Vi devo fare una brevissima premessa. A Vallo della Montagna si era creato un clima omertoso. Nessun esponente delle istituzioni ci sosteneva, ma soprattutto sembrava che in qualche modo il colpevole fosse mio zio. In tribunale si faceva un processo a mio zio. Così decidemmo subito, e grazie anche a Mimandare 3, di trasmettere qualche immagine, perché noi avevamo visto, non tutti della mia famiglia, perché si spiega anche nel film, oggi ci sono io perché mia mamma non ha mai visto quelle immagini e, come dicevo, mia nonna neanche immagina che ci sia un video. Però da subito abbiamo capito che era importante che la gente vedesse quelle immagini, e questo ha creato comunque una prima attenzione sul caso. Però non è bastato perché sono passati 6 anni, il processo è ancora in corso, gli infermieri sono stati assolti, ma la motivazione più grande è che questo è l'unico caso dove si può entrare all'interno di questi reparti che sono a porte chiuse. È l'unico caso che noi possiamo vedere, ma non è l'unico caso successo in Italia. Ci sono altre persone morte. Nel 2006, per esempio, a Cagliari morì Giuseppe Casu, legato per un'intera settimana. Sono recenti i fatti di cronaca dove sono morte altre persone durante un trattamento sanitario obbligatorio. E allora questo già da tempo sapevamo che era troppo importante, e quindi abbiamo un po' messo da parte il dolore nel far vedere queste immagini, anche proprio un dolore personale, perché ovviamente in questo film si raccontano gli ultimi giorni di vita di mio zio, non c'è la storia di mio zio, e mio zio era una persona estremamente riservata. Abbiamo pochissime sue fotografie perché era appunto riservato. E questo potete immaginare che crea ancora più dolore, e non avrei mai voluto far vedere queste immagini né io né la mia famiglia. Però sono sicura che forse sarebbe d'accordo anche mio zio, perché era una persona che credeva nella libertà, amava gli ultimi, e se questo serve, allora che tutti vedano, perché appunto, come si diceva, deve partire proprio dalla rivoluzione culturale. Bisogna cambiare la realtà, e questo è un tassello fondamentale, secondo noi. Bastava forse che conoscessi quali fossero in quel momento i miei diritti. Era diritto anche di mio zio parlare con un avvocato, perché entro 48 ore si può chiedere una revoca del trattamento sanitario obbligatorio. La persona ha il diritto di vedere i propri familiari, di vedere un avvocato, e quindi io mi sono fidata quel giorno sbagliando. Forse, non forse, quello che voglio è che vorrei, il mio sogno è che qualsiasi altro familiare in quel momento non fosse all'oscuro dei suoi diritti, come è capitato a me. Questo film racconta gli ultimi giorni di vita, se così possiamo chiamarla, di mio zio. Però non è la storia di mio zio. La storia di mio zio sarebbe forse complicato anche raccontarla qui. Per far capire, mio zio aveva subito nel 2002 un altro TSO, dal 2002 al 2005 aveva subito altri 3 TSO. E questo è anche la motivazione per cui, quando io sono andata in ospedale, il medico, sfogliando la cartella clinica così rapidamente, mi disse: ma no, è un problema psichico, intanto suo zio è già stato ricoverato, quindi mio zio già aveva il marchio, era una persona che aveva subito un TSO. Però sicuramente la storia di mio zio sarebbe da raccontare in maniera più dettagliata. E io però ci terrei, perché davvero ci tengo molto a sottolineare sempre questa cosa. Io vorrei dirvi che in quei giorni, in quel reparto, il compagno di stanza di mio zio era legato. Era legato, ma era in trattamento sanitario volontario. Io, uno dei primi giorni che sono stata in tribunale durante gli interrogatori preliminari, si è avvicinato questo signore, che io non sapevo chi fosse, e mi ha detto: se sono vivo è grazie a suo zio. Quell'uomo non aveva non aveva vissuto le stesse esperienze di mio zio. Mio zio aveva degli anarchici, quindi molti cercano di attribuire altre motivazioni a quel TSO. Io invece, secondo me, è ancora più grave, se noi pensiamo a quello che è successo in quei giorni,
pensando davvero solo a quei 4 giorni e non alla vita di mio zio. Forse, scusate, sto facendo un po' di confusione, ma io ci tengo davvero molto a questo, perché durante gli interrogatori ha testimoniato una signora con una crisi postpartum. Questa donna era una mamma, era stata legata in bagno, aveva chiuso la porta a chiave perché ha detto: io non ero mai stata ricoverata in TSO, hanno sfondato la porta e l'hanno legata sul letto. Ho sentito altre storie di ragazzi che per la fine di una storia d'amore, per un momento di depressione, sono stati, non di depressione perché la depressione è una patologia grave, per un momento di maggiore difficoltà personale sono stati ricoverati e sono stati legati. Quindi secondo me, io per quanto riguarda la storia di mio zio, posso dire che da quello che leggiamo, dalle deposizioni dei vigili, si dice che la sera prima del ricovero di mio zio, lui era entrato nell'isola pedonale, a grande velocità con lo sguardo perso nel vuoto. Questa è la motivazione del TSO di mio zio. Però mio zio in quel momento non viene fermato, e soprattutto quando mio zio viene accompagnato all'ambulanza, come dice la signora del camping, sarà lui a entrare in ambulanza. E già in quel momento lui accetta le cure, quindi il trattamento sanitario obbligatorio dovrebbe decadere, e non è così. E soprattutto quella frase, anche con Costanza tante volte: perché mio zio ha detto non portatemi a ballo perché là mi ammazzano? Questo l'abbiamo capito dopo tempo, e l'ho capito anche io dopo tempo, perché nel corso di questi anni ci sono state tante persone che anche in maniera anonima ci hanno raccontato le loro storie. Una persona, mio zio era stato già legato evidentemente in quel reparto, perché in una delle cartelle cliniche precedenti c'era scritto, però mio zio non ce l'aveva mai detto, e questo lo hanno confermato altri pazienti che sono stati ricoverati nei reparti psichiatrici, perché una persona che viene trattata in quel modo, che viene calpestata nella sua dignità, prova vergogna e soprattutto vuole dimenticare. E soprattutto vorrei sottolineare anche un'altra cosa: noi purtroppo dobbiamo ringraziare quel sistema di videosorveglianza, perché se mio zio oggi fosse vivo, se mio zio raccontasse quello che ha subito in quel reparto, quanti di noi, chi crederebbe a lui? Non c'era scritto sulla cartella clinica, e questo capita nella maggior parte delle parti degli SPDC, cosiddetti servizi psichiatrici di diagnosi e cura, presenti in Italia. Sono più di 300, la maggior parte sono a porte chiuse, non ci sono le telecamere e le persone sono legate quotidianamente. Quindi io ho sempre preferito soffermarmi su quei 4 giorni e non raccontare tutta la storia di mio zio, perché sennò dovrei pensare che quelle 18 persone ci fosse un complotto, sono dei mostri. Sicuramente la storia di mio zio poi si potrà approfondire, potrei spiegare meglio chi era mio zio, sicuramente c'era un'attenzione anche su di lui, però è anche giusto dire che mio zio fino al mese di giugno aveva insegnato, era un insegnante di scuola elementare, non aveva avuto mai nessun problema con i bambini, anzi era amatissimo. E non sono stata molto chiara, no?